Il sindaco di Verona Flavio Tosi è abbriatico per spiegare le ragioni del sì al referendum costituzionale dell'imminente 4 dicembre. Un'intensa mattinata di lavori promossa dal comitato provinciale Fare con Flavio Tosi, il movimento che fa capo all'ex esponente della Lega Nord, che in Calabria ha seguito anche nelle province di Reggio, Cosenza e Catanzaro. In controtendenza rispetto alla fede politica di centrodestra, per Fare la riforma può sbloccare il paese da un immobilismo storico e consentire al contempo snellimento nell'approvazione delle leggi, tagli ai costi della politica e riduzione del numero dei senatori con la scomparsa del Senato a beneficio di una Camera alta. Non è una questione di schieramento politico, è una questione di contenuti, bisognerebbe stare su quelli. C'è un risparmio di spesa perché si ridurrà l'emolumento dei consiglieri regionali, non ci sarà più l'emolumento dei senatori perché da 315 si passa a 100 e non saranno pagati. Però la questione del risparmio, che è pure importante, è secondaria rispetto alla governabilità. A Roma abbiamo due Camere che fanno esattamente la stessa cosa, dove spesse volte il governo in una in maggioranza e in una in minoranza, e quindi non c'è la governabilità. E siccome questo paese ha bisogno di governabilità, perché è normale che qualcuno vinca le elezioni e governi il paese, deve essere così, questa riforma ha questo pregio principale. Alle prossime elezioni, se passa la riforma, ci sarà una sola Camera dove passano le leggi e quindi ci sarà chi vince, chi governa per 5 anni. Poi se fa male gli italiani lo manderanno a casa. Alessio Bonpasso per la CNews 24.